Carriera in house, carriera in studio, ci sono delle belle differenze, ma come dire, sono anche due mondi che si parlano. In effetti sì, sono due realtà tutto sommato abbastanza differenti, perché effettivamente il professionista in house assume delle responsabilità che sono un po' più elevate, perché deve tradurre in qualche modo l'esito dell'analisi che può eventualmente aver fatto anche l'avvocato esterno in una posizione che poi deve essere in qualche modo digerita anche all'altezza del CDA se le decisioni riguardano operazioni importanti, e quindi fa da traduttore, diciamo, di eventuali temi di particolare importanza come quelli legali o quelli fiscali in una decisione che poi deve essere presa. E spesso e volentieri quindi quel tipo di professionalità leggermente diversa da chi in via esterna ti deve supportare nella decisione, perché gli aspetti collegati ai rischi da un certo punto di vista è più facile metterli a nudo quando non hai la responsabilità, no, di poi decidere. Poi alla fine naturalmente lo studio legale ti supporta dicendoti è preferibile questa soluzione rispetto ad un'altra, però poi quella soluzione va in qualche modo tradotta in termini di opportunità all'interno del contesto dell'azienda, con tutta una serie di equilibri che lo studio legale conosce ma non fino in fondo. Quindi c'è una diversità importante, e tutto sommato anche la diversità nel trattamento economico delle due realtà ha senso perché lo studio legale forse è esposto ad una quantità possibile di rischi e di opportunità allo stesso tempo molto più elevata. Il professionista in house è vero che ha più responsabilità da un certo punto di vista, però conosce il suo cliente, mettiamola così. Oggi, come dicevamo, la leva delle retribuzioni non è più l'aspetto fondamentale per una persona e soprattutto per un in-house counsel. È importante ancora, ma ci sono molti altri aspetti. C'è l'aspetto del lavoro flessibile, smart working, che sta assurgendo a driver principale. Poi c'è anche il fatto della motivazione di tenere una persona sempre interessata e mai sulle stesse posizioni, quindi progetti, spostarli su progetti cross funzionali, spostarli magari in un altro paese. Questo alle persone piace molto perché fanno nuove esperienze, quindi la retribuzione continua a essere importante, ma non come più in passato, perché lavoro flessibile e esperienze di lavoro nuovo sono driver altrettanto importanti. Le retribuzioni, soprattutto nella fascia più junior dei legali in-house, hanno subito un aumento più o meno del 25% nell'ultimo anno. Questo è dato dal fatto che il mercato legale degli in-house è stato molto frizzante, di conseguenza le aziende cercano di assumere talento e non ci sono così tanti candidati, di conseguenza quelli che ci sono hanno spinto comunque gli stipendi verso l'alto. È un dato molto positivo per il nostro mercato, in cui, come ci ricordiamo, gli stipendi sono rimasti fermi comunque per tanto tempo. Sì. È interessante che oggi è diventato di moda, no? Dopo la pandemia, parlare di smart working, che sembrerebbe voler dire stare, diciamo, in un luogo diverso, luogo di lavoro per lavorare. E secondo me non è la soluzione. Continuo a pensare che lavorare assieme in gruppo negli stessi uffici consenta uno scambio di vedute, di crescita delle persone. Diverso è la flessibilità, cioè consentire alle persone di conciliare i tempi della propria vita con i tempi del lavoro, che non è un problema secondo me, è un tema solo organizzativo. Quella flessibilità secondo me è utile e fa bene. Immaginare che le persone lavorino sempre da casa e in questo diano un lavoro e un contributo migliore e possano crescere, secondo me è fantasia.